K1C2 K1C2. È intorno a questa specie di formula chimica che Eisenhower imposta la sua campagna. La K sta per Corea, le due C per comunismo e corruzione. È su questi tre punti dolenti che il candidato repubblicano promette un cambiamento di rotta. Per farlo, Eisenhower si affida anche agli spot televisivi. Le agenzie pubblicitarie che curano la sua campagna, infatti, gli consigliano di puntare su messaggi brevi, trasmessi durante i programmi di maggior successo, come una qualsiasi pubblicità. Nasce così la serie Eisenhower risponde all'America. Eisenhower answers America. Lei sa quanto costino le cose oggi? I prezzi alti mi stanno proprio facendo impazzire. Mia moglie Mamie mi parla sempre dell'alto costo della vita. È un'altra ragione per cui dico che è ora di cambiare e tornare a un giusto valore dei nostri soldi. Eisenhower answers America. Generale, i democratici mi stanno dicendo che non mi è mai andata così bene. Può essere vero quando l'America ha un debito di miliardi, i prezzi sono raddoppiati, le tasse ci spezzano la schiena e stiamo ancora combattendo in Corea. È tragico ed è ora di cambiare. Stevenson, invece, rifiuta queste semplificazioni. L'idea che si possano smerciare i candidati come cereali per la colazione è il massimo affronto al processo democratico. Credo che il popolo americano sarà scioccato da un tale disprezzo della sua intelligenza. Qui non si tratta del sapone Ivory contro il Palmolive. Uno dei suoi collaboratori fa una battuta profetica. Presto o tardi finiremo per avere attori professionisti come candidati alla presidenza. Stevenson usa mezzi del tutto diversi. Per la sua campagna acquista spazi serali di mezz'ora che ospitano i suoi lunghi discorsi sui temi più caldi della campagna. In un caso, addirittura, viene sfumato mentre sta ancora parlando. E quando decide di scendere sul terreno degli spot, si rifiuta di apparire personalmente e lascia che siano altri a parlare di lui. I'm excited about voting for Governor Stevenson for president. I think he is a new kind of man in American politics. Non si può certo dire che le immagini e il tono di voce trasmettano entusiasmo. Più riusciti sono i cartoni animati, come quello che attacca le posizioni contraddittorie dei repubblicani. What about Korea? We don't belong in Korea. Let the commies have it. We should expand the war. Open a second front in China. That's double talk. What are you complaining about? You get two policies for the price of one. Stop confusing the issue. I want a straight answer. Should we support the United Nations or not? Yes. I mean no. No, I mean yes. You're confused. You're confused. Don't you be confused. Vote for Stevenson for president. Ma la campagna di Stevenson è famosa anche per un curioso incidente. Durante un evento in Michigan, un fotografo locale si accorge che egli indossa una scarpa con una suola bucata. Di nascosto gli scatta una foto che finisce sui quotidiani di tutto il paese e vale al fotografo il premio Pulitzer. Lo staff di Eisenhower naturalmente ne approfitta. Non lasciare che succeda anche a te. Vota Ike. Ma Stevenson, anziché imbarazzarsi, commenta divertito. Meglio un muco nella scarpa che un muco nella testa. E il suo team stampa la frase su t-shirt, poster e spillette elettorali. L'incidente viene usato per accostare l'intellettuale Stevenson alla classe lavoratrice, mostrando agli elettori tutta la sua frugalità. Basterà per convincere gli americani?